la piena valorizzazione. La Fondazione Turano esiste da soli 18 mesi e ha il piacere questa sera di inaugurare un progetto in tre serate come partner dell'importante programma ENI-CBC Med, uno dei programmi mediterranei più interessanti dell'Unione Europea, che ha come scopo quello di promuovere gli itinerari artistico-culturali dell'area mediterranea, quello di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e quello di scoprire e valorizzare nuovi talenti giovanili nell'ambito delle arti performative. Il progetto della Fondazione Turano, che è stato approvato dalle autorità di valutazione, è uno di quelli che vengono realizzati nell'ambito del programma che ho citato. Ha ottenuto un grosso apprezzamento a Bruxelles e l'abbiamo articolato su Crotone in tre momenti. Il primo momento stasera è un simposio pitagorico. Il professor Carmelo Turano, la professoressa Caterina Podella e la dottoressa Lorella Scicchitano, come neurologi, neurochirurghi e nutrizionisti, interverranno sul rapporto fra ambiente, alimentazione e dieta, intesa non come un regime indotto da problematiche insorte per la salute, ma proprio come un sistema alimentare abituale che dovremmo tutti osservare e che naturalmente ebbe fra i primi grandi pensatori che hanno intuito la sua importanza proprio Pitagora, che come sapete da Samo aprì una scuola a Crotone nella Magna Grecia in cui i precetti alimentari erano parte di tutta una serie di insegnamenti che poi furono disseminati per il mondo. Stasera gli esperti medico-scientifici ci racconteranno come l'ambiente e l'alimentazione intervengono nell'ambito della nostra vita quotidiana, sia per persone sane e normodotate, sia per persone con patologie insorte oppure con disabilità originarie. Questa sera nel simposio pitagorico si parlerà delle varie diete, esponendone i pro e i contro. Nel particolare parleremo del vegetarismo, ovvero la filosofia appunto pitagorica, che poi aprì le porte al futuro veganesimo, e esporremo anche i concetti e i pilastri della dieta mediterranea, una dieta un po' abbandonata che ora sta tornando in auge grazie ai suoi innumerevoli vantaggi dal punto di vista benefico. Quindi esporremo i suoi benefici per tutto l'organismo. Oggi si parla tanto di nutrizione ed alimentazione, due concetti che sembrano simili ma che hanno delle sostanziali differenze. Ci si può alimentare infatti con qualsiasi cibo che troviamo disponibile ai supermercati, ma dobbiamo fare attenzione alla qualità di questo cibo. Ecco che oggi si porrà l'accento proprio alla qualità del cibo, in particolare dei nostri territori, quindi si porrà l'accento sulle produzioni locali e sulla qualità dei prodotti alimentari. Quindi si parlerà dei vantaggi dal punto di vista nutrizionale e del loro impatto sulle varie patologie, ad esempio quelle cronico-degenerative e quelle cardiovascolari. Noi ci occupiamo di neuroscienze, la nostra fondazione, che peraltro è partner, questo mi fa piacere di poterlo dire, è partner della Fondazione Levi Montalcini, quindi stiamo parlando dei livelli più alti della ricerca e delle neuroscienze. E Crotone merita questo, merita di essere considerata per la sua storia, per il suo passato e speriamo anche per il suo presente. È una fondazione giovane, però ha al suo attivo una serie di manifestazioni. Per esempio ce n'è stata una a Roma nel giorno della memoria, in cui si è parlato di diritto. A parlare di diritto è stato il professor Alpi, il cattedrario di Roma, della Sapienza, di diritto civile. E abbiamo parlato di neuroscienze e diritto. Quindi è molto interessante il campo delle neuroscienze che va applicato alla neuroeducation, cioè a come i bambini che vanno a scuola
possono essere aiutati ad apprendere, perché se somministriamo loro queste materie che imparano secondo la conoscenza che noi abbiamo di come funziona il cervello, sicuramente le rendiamo più facili da apprendere per i ragazzi. E questa si chiama neuroeducation. Quella di prima abbiamo detto che è il neurodiritto, e quindi ha una grande importanza. Quello di cui ci occupiamo principalmente è l'Alzheimer, perché quello che stiamo costruendo è un sistema di diagnosi precoce di una malattia che non è una malattia qualsiasi, perché ha il costo da sola delle tre patologie più frequenti che ci siano, cioè sto parlando dell'infarto del miocardio, dell'ictus cerebrale e del cancro. E molta gente non sa che queste tre patologie come costo sommate insieme costano meno di un caso di Alzheimer. Sì, perché è chiaro, perché l'Alzheimer ha una vita media di circa 8 anni. E quello che dobbiamo fare, se vogliamo far sì che i sistemi sanitari occidentali funzionino, è necessario di costruire una rete di diagnosi precoce per attenuare quell'ondata, quello tsunami che praticamente il sistema sanitario non ce la farà a reggere. Siamo in contatto, noi siamo in Svizzera, quindi lavoriamo anche su questo con un gruppo tedesco, per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. E quello che mi fa piacere è che quando ai miei pazienti che vedo qui a Crotone posso dire: voi siete curati come se abitaste a New York, dove io ho studiato, in America, oppure come se voi foste dei cittadini di Zurigo. Quindi vi diamo il massimo delle possibilità terapeutiche. Questa è una grande soddisfazione per la nostra terra. Stasera inauguriamo una bella iniziativa che ci vede protagonisti insieme ad altri 6 paesi del bacino del Mediterraneo, e noi siamo veramente onorati di poter prendere dall'eredità dei nostri padri, di chi ci ha preceduto in questa bellissima terra, quello che di buono abbiamo avuto, questa tensione culturale che è stata anche una tensione mentale di geni come Pitagora, di geni come Alcmeone, Democede, Talete, sono personaggi che dobbiamo recuperare, non tanto in termini di attualizzazione del loro dettato, ma in termini piuttosto di approfondimento delle istanze profonde che hanno trasformato questa terra, perché da terra in cui si coltivavano i campi e si attuava come attività più importante la pastorizia, e una terra che ha cominciato ad aprirsi avendo decine di chilometri di costa, ad aprirsi agli scambi sul mare, ha accolto questa terra persone come Pitagora, che hanno trovato qui l'humus ideale per impostare una scuola, per creare una scuola di pensiero. Quindi stasera noi celebriamo questo passato bello e andiamo a vedere cosa c'è di buono in quello che ci hanno lasciato, e cerchiamo di lanciare attraverso le neuroscienze quello che ci hanno lasciato nel futuro.